Mister Fucili è evidentemente deluso, però glielo dico col cuore, L'Aquila che ha vinto perché tecnicamente è nettamente più forte. L'Aquila è molto più forte di noi, ma lo sapevamo, però questo non vuol dire che si parte battuti. La partita è stata all'inizio chiaramente a loro favore, sono partiti forte e chiaramente il primo gol ci ha un po' condizionato la gara, però poi credo che, ecco, il rammarico è che nel secondo tempo avevamo preso le misure, ci eravamo riversati nella metà campo, abbiamo avuto l'occasione, alcune situazioni, ma quella più grossa di Fagotti da 2 metri dalla porta, e chiaramente se non fai gol in quelle situazioni poi diventa complicato. E poi la prima volta che sono venuti nella nostra area c'è stato il gran gol di Banegas che chiaramente ha condizionato un po' il resto della gara. Come ha detto lei, l'Aquila è più forte di noi dobbiamo solo pensare a ricaricare le batterie. Non è un momento facile per tanti motivi, perché comunque Calendario che purtroppo non aiuta, mister. il calendario non aiuta, però tanto prima o poi bisogna incontrarle tutte e chiaramente anche perdere Casolla nel riscaldamento ci ha un po' condizionato, però in questo momento siamo da questo punto di vista un po' in difficoltà, ma questo non vuol dire che dobbiamo né arrenderci né abbassare la guardia. Fino al 5 maggio bisogna andare forte. Mister, rispetto a qualche settimana fa, ora bisogna dare un occhio anche alle spalle. No, ma io gliela davo dal primo di settembre. Non è quello il problema, nella maniera più assoluta. È chiaro che chi guarda i tabellini giustamente dice che in questo momento siamo in difficoltà e magari ancora pensa che noi non cambia niente. È chiaro che avremmo preferito trovarci ancora in una posizione importante, però il nostro campionato è questo, lo sapevamo, non ci illudiamo, non ci siamo illusi prima. Adesso stiamo pagando, ripeto, tanto di quello. Insomma, delle situazioni che ci stanno un po' capitando, però fa parte del gioco e per noi non deve cambiare niente. Dobbiamo solo cercare di recuperare più giocatori possibile e tenere duro e pensare solo alla prossima partita, che chiaramente sulla carta non è facile. Mister, c'è una squadra favorita secondo lei? Le avete incontrate un po' tutte, ovviamente domenica avete un altro scontro delicatissimo, si deciderà il tutto fino all'ultima giornata oppure secondo lei c'è già una squadra, diciamo sulla linea del traguardo, ovviamente Campobasso che ha più 6 sull'Aquila e ha un vantaggio, diciamo, enorme. Allora, innanzitutto c'è da dire che rispetto all'andata molte squadre sono Sono cambiate, cambiate. di conseguenza questo fa cambiare un po' i valori. Al momento la classifica dice che Campobasso è nettamente favorito, perché poi a 6 giornate dalla fine, insomma, il vantaggio è abbastanza importante. E quindi non so che ha lo scontro diretto con la San Benedettese, quindi lì San Benedettese che deve venire all'Aquila, sì. inciderà un po', però le prime tre sono forti, veramente forti, compresa la Vigor che comunque sta tallonando, eccetera. Quindi dire c'è una favorita è quella perché al momento è più avanti, in questo momento è il Campobasso.